paladino di Francia, quando il sole si alza tu stai già galoppando sulle cime del mondo. Fa freddo, il cavallo è stanco e non hai fatto colazione. Ci sono uomini che usano le parole all'unico scopo di nascondere i loro pensieri, ricorda l'illuminista Voltaire. Ma pensa un po', qui a Verbamanent noi facciamo l'esatto contrario. Usiamo le parole per svelare i pensieri, calandoci nei meandri dell'etimologia e della storia della lingua. E poiché siamo nel pieno dei preparativi per le feste, potete anche sentire dal mio naso otturato che l'inverno ormai è nel suo pieno, ho pensato di dedicare la puntata di oggi alla ricorrenza più sentita da grandi e piccini, che scalda i cuori delle famiglie, gonfia i portafogli dei commercianti di giocattoli e riempie la pancia dei mangioni come me. Preparatevi a immergervi nella storia della parola Natale. Sono pronto a scommettere che tutti sapete più o meno cosa significhi o da dove derivi il termine che noi oggi utilizziamo per designare questa festa, ma come tutte le parole che hanno almeno un millennio alle spalle ci sono un sacco di cose interessanti da scoprire, anche perché non sono tantissimi a chiamarlo Natale. Gli inglesi lo definiscono Christmas, ossia la messa dedicata a Cristo, e i tedeschi Weihnachten, notte sacra. E chissà che a parole diverse non corrisponda a un concetto di festa un po' diverso. Ciò che è certo è che le origini di questa parola sono da ricercarsi nella radice indoeuropea gene, che vuol dire produrre, generare. Secondo alcuni linguisti si tratterebbe addirittura della stessa radice alla base del latino nosco, conoscere, ma la cosa è dibattuta, quindi ve la dico senza approfondire troppo. Di sicuro, però, deriva da qui il latino gigno, generare appunto, che ha un preciso parallelo nel greco gignomai, che vuol dire invece nascere. Da gigno deriva il nome genus, o meglio genus generis. Con questo termine si indicava l'origine, la specie, l'appartenenza a qualcosa. In italiano il termine genere, che deriva proprio da genus, ha assunto una vasta gamma di significati. Mantiene il senso generico di categoria, generi musicali, generi artistici, letterari e così via, ma si specializza, per esempio in tassonomia, per indicare il raggruppamento che sta tra la specie e la famiglia. Vuol dire anche l'insieme di caratteristiche che definisce la mascolinità o la femminilità, da non confondersi con l'orientamento, che invece distingue fra omosessuale, bisessuale ed eterosessuale. Ma è anche, per esempio, uno dei gradi più alti che è possibile raggiungere in un esercito. Da genus deriva anche generare, che ha lo stesso significato di gigno, ma pian piano ne prende il posto, insieme al suo compagno negativo degenerare. Fanno sempre parte di questa famiglia etimologica genitore, generatrice, congenito, genitivo, il caso grammaticale, ma anche germinare e germe, che è lo stadio iniziale appena nato di qualcosa, ma anche genitale, perché ha a che fare con la procreazione, e generoso, che per i latini voleva dire di nobili natali e dunque, tanto per cambiare, nobile d'animo. Ma soprattutto da questi termini deriva gens gentis, che per gli antichi romani indicava un insieme di famiglie che sarebbero discese da un antenato comune, una specie di clan per intenderci. Condividevano gli stessi culti particolari, un mito fondativo e spesso si presentavano come un gruppo politico omogeneo. Si tratta di un concetto molto importante soprattutto nel primo periodo della storia di Roma e forse la gens esisteva anche prima della sua fondazione, nelle tribù latine che bazzicavano per i sette colli. Da gens deriva ovviamente gente, ma anche gentile, cioè appartenente a una famiglia, in particolare a una buona famiglia. E indovina indovinello, se i tuoi natali sono nobili devi per forza essere anche una brava persona, e dunque gentile significa anche educato, generoso e buono. Per i cristiani invece, i gentili erano i pagani. L'espressione viene dalla Bibbia, dove attraverso un calco che passa da ebraico e greco, viene utilizzata per indicare gli altri popoli rispetto a quello ebraico e dunque per estensione rispetto anche ai cristiani. A proposito di religione, un altro termine importantissimo è Genesi, che nasce come prestito dal greco Genesis, ma che per le parentele di radici di cui abbiamo parlato a inizio puntata ha trovato un posto comodo comodo e facile da capire e collegare anche in latino.
E a proposito di Genesi e di creazione dell'universo ex nihilo, anche l'altra campana, quella della scienza, ha il suo momento in questa nostra storia. Quando infatti nel 1899 il botanico danese Wilhelm Ludwig Johansen dovette trovare un termine per indicare la più piccola parte di un organismo che sarebbe portatrice di un carattere ereditario, scelse proprio gene, da cui genetica, genoma e via discorrendo. In realtà il termine non l'ha proprio inventato Johansen, ma un biologo di una decina d'anni prima, Hugo de Vries, che tuttavia aveva scelto non gene, ma la parola pangen, mutuandola niente po' di meno che dalla teoria della pangenesi di Darwin. Ma torniamo alla nostra storia, torniamo indietro prima di Darwin e pure prima del cristianesimo. Eravamo rimasti ai primi vagiti di Roma. Un altro termine che deriva da genus, infatti, ha le sue origini proprio qui, ed è genius. Con questa parola, che in italiano diventa genio, si indicava una sorta di spirito o nume tutelare che proteggeva i singoli individui o intere famiglie. Una specie di angelo custode che col tempo ha iniziato a essere associato anche a dei luoghi. Forse avrete sentito parlare a questo proposito di genius loci, cioè genio del luogo. Nella tarda romanità era lo spirito che proteggeva un determinato posto e oggi nell'architettura indica l'insieme delle componenti ambientali e immateriali che connotano un luogo, che ne costituiscono in un certo senso l'anima, al di là della semplice componente materiale. Ma il genio, per noi, è anche la persona particolarmente dotata di talento e di ingegno, quasi sempre innati, forse derivanti proprio da una guida divina in qualche modo. Da questa accezione derivano anche ingegno, appunto, progenie, ma anche ingenuo, che per i latini è colui che è libero fin dalla nascita, e dunque, stava a san dir, nobile d'animo, così puro e positivo, da essere addirittura schietto, spontaneo e forse pure un po' sprovveduto. Qualcuno sostiene che da genius derivi anche l'arabo jinn, una sorta di demone, a volte buono, a volte cattivo, quello che sta nella lampada, per intenderci. Tuttavia l'etimologia è abbastanza incerta e dibattuta, quindi prendete la cosa con le pinze. Ok, lo so, la vongola l'avete già digerita e siete lì lì per affettare il panettone, chiedendovi cosa c'entrino i cromosomi, i clan e i pagani con la parola Natale. Abbiate ancora un attimo di pazienza, ne varrà la pena. Un altro verbo che deriva dalla radice gene è nascor. Se ghigno voleva dire generare, nascor è il suo complementare, ossia nascere. Dal suo participio futuro deriva nascituro, ossia colui che sta per venire al mondo, così come dal participio passato deriva nato, che per i latini voleva dire propriamente figlio, con un'accezione un po' più carnale e più affettiva rispetto al generico filius, un po' come facciamo noi al sud quando per mostrare il nostro viscerale affetto per i bambini le chiamiamo creature. Da natus deriva anche cognatus, che per i romani voleva dire genericamente parente di sangue, perché natus cum, nato con qualcuno, mentre per noi indica il fratello del marito, il marito del fratello della sorella, insomma un bel casino come tutti questi termini di parentela che non ho mai capito bene. Ma da natus deriva anche nazione, ossia il complesso di tutti quelli nati insieme, il corrispettivo culturale e genetico di stato. Un concetto che ha avuto grande fortuna nell'Ottocento, durante il Romanticismo, dove il legame tra tradizioni, sangue e addirittura lingua era avvertito come un valore fondamentale. Idea che porterà anche alle tragiche conseguenze del pensiero fascista prima e nazista poi, con il concetto di Blut und Boden, l'identità fra la terra abitata e conquistata e il sangue, cioè l'etnia di appartenenza. E da nato deriva anche un'altra parola bellissima e allo stesso tempo pericolosa, natura. Con natura indichiamo innanzitutto ciò che è caratteristico di una persona. Qualcuno può avere una natura allegra, una natura schiva e così via, inteso come predisposizione appunto innata. Ma indichiamo anche e soprattutto l'insieme delle leggi che regolano l'esistente, oppure l'universo stesso preso nella sua interezza, o ancora tutto ciò che non è prodotto direttamente dall'uomo, che invece è artificiale. Un concetto pericoloso, dicevamo. Da un lato, perché si sa, Leopardi Docet, la natura è matrigna.
Dall'altro, ed è ben più grave, perché ci viene un po' troppo facile far coincidere ciò che vediamo tutti i giorni, che definiamo appunto naturale, con ciò che deve necessariamente essere, con ciò che è giusto e sacro. Dunque, dimenticando tutte queste sfumature, finiamo per bollare l'omosessualità e la disabilità come innaturali e dunque come cose sbagliate o quantomeno come imperfette. E veniamo finalmente al nostro amato Natale. Come ormai sarà evidente, alla base di questa parola c'è proprio il concetto di nascita. Il dies natalis per i romani è il giorno della nascita e per estensione anche il compleanno, quindi la sua ricorrenza. In particolare, dall'età imperiale in poi, assunse particolare rilevanza pubblica il Dies Natalis Solis Invicti, una festività che veniva celebrata fra il 19 e il 25 dicembre. I calendari nell'antichità erano un gran casino. In onore del Dio Sole, che dal solstizio d'inverno in poi riprende vigore. Peraltro il Dio Sole non è un dio proprio del Pantheon romano, ma viene da Oriente, proprio come il cristianesimo, che ha associato a questa festa la nascita di Cristo, il suo Dies Natalis, quindi il Dies Natalis per eccellenza, il nostro Natale. Per non finire questa puntata però in maniera troppo festosa, aggiungo questa piccola postilla gustosa. Con l'avvento del culto dei santi e con la fortuna delle loro storie, soprattutto in periodo medievale, l'espressione Dies Natalis ha assunto una sfumatura ancora diversa, per noi oggi ben più macabra. Dal momento che la vera nascita per i cristiani avviene quando ci si riunisce a Dio, dunque quando si muore, il termine Natale cominciò a significare giorno della morte, un paradosso spirituale che spaventa molte persone, ma ne affascina altrettante, come il sottoscritto. Nascita, morte, genetica, culti antichi, presepi, nazismo e famiglie. Mi raccomando, quando mordete il vostro panettone, pensate a questo, vedrete che avrà un gusto decisamente più ricco e godurioso. Divertitevi, rimpinzatevi di cibo e soprattutto fate i figli a tavola raccontando tutte le etimologie imparate in queste puntate di Verbamanent. Noi ci sentiamo prestissimo e non temete, le parole sono tante e il dizionario è bello spesso. Paladino di Francia, il vento racconta la storia del coraggio di un coniglio. Scappa ma affronta il suo incubo peggior.